per avere tantissime fissazioni, cioè delle fobie vere e proprie, la fobia che ti fermino, la fobia che qualcuno ti possa fare del male, che non ti puoi mostrare, non puoi vivere come ti pare a te perché hai sempre gli occhi puntati No, no, ma è una addosso. vita, no, per certi L'inferno, versi anche diciamo. d'inferno, no, ma diciamocela così, insomma ci tranquillizziamo anche noi, no? Noi tutti sogniamo un po' di diventare delle rockstar, ma la vita delle rockstar è una vita, insomma, molto difficile. Ci sono delle rockstar però che si vantano di non essere riconosciuti da nessuno. Mark Knopfler dei Dire Straits, cioè, ne avrà venduti dei A dischi nella voglia. sua carriera, non solo con i Dire Straits, ma anche da solo, appunto, nella sua carriera da solista, ma lui ha sempre detto: se io mi siedo in un bar a prendere un caffè, sono contento che non mi riconosca nessuno, e non mi riconosce Ma da che nessuno. dipende? Beh, insomma, lui è, La facciata non ha mai tennista. giocato. Sì, è brava perché aveva anche la sua fascettina sempre, no, da tennista. È una faccia un po' anonima e non ha mai giocato troppo sull'immagine, no? Quindi, insomma, è un po' un Mr. Jones, Un po' Mark Mr. Jones, Knopfler, non. però ci piacerebbe essere Mr. Jones così. Va bene, storie di rockstar tra